Inizierà sabato il ciclo di vaccinazioni destinato alle persone over 80. Poche ore dopo la sua apertura, la piattaforma per prenotare il proprio appuntamento segnava già la registrazione di oltre 51.000 domande, con più di 10.000 inoculazioni fissate nella provincia pesarese. A qualche giorno dalla partenza, però, non si fermano le voci dei medici di medicina generale, i quali chiedono ormai da alcune settimane di poter scendere in prima linea nella campagna di vaccinazione, per ampliare la somministrazione delle dosi e per poter dunque iniziare a inoculare il siero ai propri pazienti. C'è una trattativa a livello nazionale tra il Ministero della Salute e i rappresentanti sindacali delle principali categorie di medici di famiglia. Però queste trattative si sono arenate sia per il discorso che è saltato il governo, sia perché non si trovava l'accordo dal punto di vista economico. Sicuramente la cosa certa è che se vogliamo vaccinare quanta più gente possibile, lo possiamo fare solo attraverso i medici di medicina generale. Quindi come l'esempio classico è la vaccinazione antinfluenzale, che prima che venissimo coinvolti come medici di famiglia si attestava al 40-45%, poi siamo arrivati al 60-65%, quest'anno addirittura, vabbè, adesso con la pandemia e con tutto il resto la situazione contingente, siamo arrivati a percentuali ancora più alte. Quindi è chiaro che il medico di famiglia va coinvolto, adesso indipendentemente dall'aspetto economico, però ecco, se vogliamo raggiungere una percentuale elevata di pazienti vaccinati, soprattutto i più giovani, ma anche gli ultraottantenni, anche i non deambulabili, perché chi è che va a casa dei pazienti a fare la vaccinazione, a quelli che non si possono muovere. Una misura, quella delle vaccinazioni a carico dei medici di base, di cui si discute soprattutto in questo momento, viste anche le difficoltà e i ritardi per l'organizzazione delle inoculazioni destinate agli anziani non autosufficienti, i quali risultano ancora in attesa di ricevere modalità e indicazioni precise su come poter prenotare e ricevere il vaccino. Quanto riguarda la vaccinazione di massa, si può anche trovare un'alternativa, anche se secondo me è controproducente, bisogna coinvolgere comunque i medici di famiglia, ma per quanto riguarda i pazienti che non si possono muovere da casa, chiaramente l'unica figura che può entrare in casa e vaccinare, si vedrà con quale vaccino, perché chiaramente hanno bisogno di conservazioni particolari, però ecco, sicuramente in questi pazienti sarà fondamentale il ruolo del medico di medicina generale.